inaugurato alla curva di Wilson il maxi murale dedicato al Giro d'Italia e ad Anselmo Bucci, che i due artisti Andrea La Rocca e Erika Cogato hanno realizzato sul fianco delle case popolari che affacciano su Piazzale Gianzanti a Fossombrone. Un omaggio alla grandezza artistica del pittore, incisore e scrittore di fama internazionale Anselmo Bucci. Si tratta della riproduzione in grande di uno degli schizzi dal taccuino dell'artista forsempronese, Giro, del 1936, in cui è raffigurato Gino Bartali sul Gran Sasso. L'opera è stata realizzata su una facciata larga 19 x 14 metri, con lo spruzzo di vernici per esterni al quarzo, con la tecnica della quadrettatura, per riportare un'immagine piccola in uno spazio anche molto più grande, come in questo caso. Gli artisti hanno reso l'effetto di sveltezza e immediatezza dell'acquerello e hanno fatto tutto a mano senza effetti speciali digitali. Un omaggio a un artista che ebbe un ruolo importante nel Novecento e una celebrazione del suo profondo legame con la sua città natale e con il mondo del ciclismo. Ma non si tratta solo di un abbellimento degli spazi urbani dedicato a Bucci e dalla tappa del Giro d'Italia a Fossombrone, ma anche della riqualificazione della zona. Sindaco, un murale importante per ricordare Anselmo Bucci e il Giro. Sì, credo che per ricordare Anselmo Bucci è già fermamente impresso in tutti i cittadini di Fossombrone, che orgogliosamente hanno avuto come cittadino, come una persona che ha frequentato moltissimo poi nel resto della vita Fossombrone. È anche un ricordo indelebile quello che è stata la tappa del Giro d'Italia, quindi in qualche maniera abbiamo pensato a questa cosa come un atto dovuto per i fossombronesi stessi. Una riqualificazione importante per questo tratto di una via principale di Fossombrone. Oggettivamente noi siamo partiti con la realizzazione del murale che rappresentava l'evento del 13 maggio del 2023 per quanto riguardava il Giro d'Italia, che è la tappa, l'ottava tappa, che era Terni Fossombrone. Poi però abbiamo nel corso d'opera chiaramente investito diverse risorse per riqualificare anche tutta la rete fognaria dell'intero palazzo, che erano oltre 40 anni che non aveva una rete fognaria collegata a quella principale, e soprattutto anche per riqualificare tutta quella parte che riguardava il giardino, che era in condizioni veramente precarie e lasciate nel più completo abbandono, anche perché secondo la logica di questa amministrazione è cercare di far star bene anche a persone che hanno delle difficoltà economiche, che abitano nelle proprie abitazioni del comune stesso, però non per questo devono vivere in condizioni di non decoro e di non tranquillità e anche pulizia. Raccontateci la nascita di quest'opera, che proviene da un taccuino. Abbiamo preso ispirazione da un taccuino di Anselmo Bucci che ci è sembrato particolarmente interessante perché riprendeva perfettamente il tema del Giro d'Italia, e abbiamo pensato di rendere omaggio alla città di Fossombrone riproducendo l'opera ad acquerello di Bucci, una tecnica inverosimile nella sua esecuzione, nella difficoltà tecnica, perché riprodurre un murales cercando di ispirarsi alla tecnica e anche alla manualità di un artista che nel disegno aveva un esito felice è stato anche arricchente, perché siamo riusciti fondamentalmente a riprodurre, attraverso l'utilizzo dei colori al quarzo, l'utilizzo appunto di questo colore ci ha permesso di avere una freschezza nell'immagine di quest'opera, insomma. Quanto tempo ci avete messo per realizzarlo? Un paio di settimane. In un paio di settimane si è riusciti a fare tutto. Bella soddisfazione. Sì, è stato un bel progetto, è stato avvincente anche portarlo a termine e rendersi conto di essere riuscito comunque a dare questo effetto un po' delicato, un po' sfumato dell'acquarello originale, nonostante sia una tecnica completamente differente e su una parete così grande, insomma. Bravo.